Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, export agroalimentare italiano negli Stati Uniti. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza pandemica in corso, tiene l'export agroalimentare verso gli USA. I dati del Dipartimento del Commercio americano parlano chiaro. Nel primo semestre del 2020, le spedizioni oltreoceano relative al comparto food and beverage hanno fatto registrare un andamento positivo con un aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'eccellenza del cibo made in Italy resiste quindi al Covid e consolida il trend di crescita degli scorsi anni. Nell'ultimo triennio il nostro export agroalimentare è passato da 4,6 miliardi di dollari nel 2016 ai 5,4 del 2019, un aumento del 17,4% e una quota di mercato che ha raggiunto il 3,4%, dietro soltanto a Messico e Canada, di gran lunga i principali paesi fornitori, e alla Francia, nostro principale competitor europeo. A guidare la classifica dei prodotti più venduti c'è la pasta, in crescita del 27%, le salse e le altre preparazioni alimentari, i prodotti da forno e le conserve vegetali. Molto bene anche i prodotti vitivinicoli, con un picco di crescita per i vini spumanti e i vini aromatizzati, una categoria quest'ultima in cui l'Italia la fa da padrona, detenendo una quota di mercato pari all'88%. Non solo, l'effetto dei dazi USA nei confronti dei paesi del consorzio Airbus, in vigore dall'ottobre 2019, fa guadagnare posizioni di mercato al nostro paese, che scavalca la Francia e si trasforma nel primo fornitore di vino agli Stati Uniti, con una quota che passa dal 31 al 35%. Anche per l'olio d'oliva diveniamo primi fornitori, scavalcando la Spagna, con una quota di mercato sostanzialmente invariata per effetto del sensibile aumento delle importazioni dalla Tunisia. I nostri prodotti sono molto apprezzati sulle tavole degli Stati Uniti. È un sapore, quello dei nostri cibi, che la Farnesina promuove anche attraverso la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che quest'anno è dedicato al tema educazione alimentare, la cultura del gusto, con iniziative in circa 110 paesi che si terranno tra il 23 e il 29 novembre.